in questo periodo non è importante, quindi se riuscite a tenere i 150, no, ho detto una cazzata. Buongiorno ragazzi, siamo al solito video del mercoledì, oggi video davvero interessante. È passato un mese dalla fine del lockdown e molti di noi stanno pensando a cosa fare per preparare la maratona autunnale. Sempre che questa maratona ci sarà, forse è importante pensare a pianificare il lungo e con questo video vogliamo darvi qualche istruzione su come farlo. Quali sono i parametri che devono essere considerati nella pianificazione di un lungo? Sono sostanzialmente quattro e in effetti chiederemo ad Andrea queste quattro cose. 1. Ogni quanto realizzare un lungo? Ogni settimana, ogni 2 settimane, ogni 10 giorni? Quali sono in effetti le best practice? 2. A quale ritmo svolgere questi lunghi? Perché alla fine stare sulle gambe per tanto tempo crea un vantaggio competitivo poi per lo svolgimento della maratona, ma al tempo stesso affatica il corpo. 3. Quali allenamenti affiancare al lungo? Come abbiamo già detto, gli allenamenti di qualità sono importanti per migliorare. Al tempo stesso dipende comunque anche da qual è il vostro obiettivo nella preparazione di una maratona. 4. Infine, è importante sapere cosa fare se siete degli atleti evoluti rispetto agli atleti amatori. Se siete alle prime armi, consigliamo di andare con i piedi di piombo, anche perché il lungo è davvero un allenamento faticoso. Ad Andrea chiederemo anche quale sarà, secondo lui, la progressione che vi porterà da oggi fino alla preparazione della maratona sulla linea di partenza. Ci saranno poi queste maratone autunnali? Beh, questo non lo possiamo sicuramente sapere. Abbiamo appena visto che è stata annullata la maratona di Boston, prevista per il mese di settembre a questo punto. Vedremo cosa succederà, in autunno. Ad ogni modo, il nostro consiglio resta quello comunque di allenarsi. Ora lascerò la parola ad Andrea. Nel frattempo chiederò a Silvia di partecipare al video, vediamo in che modo lo farà. Ecco cosa ci dice Andrea. Buongiorno Andrea, tutto bene? Buongiorno, tutto a posto, grazie. Oggi sono passate ormai 4 settimane dal lockdown e le persone iscritte al canale ci stanno chiedendo quando iniziare a fare dei lunghi, perché comunque la speranza è quella che durante l'autunno si possa ripartire con mezze maratone e maratone, quindi volevamo sapere cosa ne pensi. Allora, diciamo che il lungo per me è un allenamento fondamentale. Credo sia per gli amatori, sia per gli amatori evoluti, diciamo per tutti è proprio un allenamento che secondo me bisogna abituarsi a fare almeno una volta ogni 7-10 giorni. Questo perché abbiamo sempre difficoltà alla fine negli ultimi chilometri della maratona, quindi bisogna della maratona o comunque della mezza maratona ci sia sempre un calo. Una buona colpa gliela darei anche alla mancanza di lunghi o all'abitudine a fare questi allenamenti. Tante volte sono pallosi, tante volte non abbiamo voglia di farli, ma davvero premiano molto. Non sappiamo quando iniziano le gare, ma incominciamo ad abituare il nostro corpo a fare un lungo alla settimana, come dicevo, ogni 10 giorni. Magari partendo, adesso dipende sempre dal vostro grado di preparazione, se non abbiamo mai superato i 15 km, è la volta buona di farne 15, 16, 17, chi già li ha superati potrebbe già farne un 20, 22, 24. Dipende sempre un attimino da come siete preparati. Io per dire, per 2 mesi ho sempre corso sotto i 15 km, il primo lungo che ho fatto l'ho fatto da 20 km. Le sensazioni erano buone, quindi la settimana dopo 24, la settimana dopo ancora 28. Quindi, ovvio, non esageriamo che se non dobbiamo fare la maratona, se non abbiamo grossi volumi, non ha neanche senso fare dei lunghissimi da over 30. Teniamoci sempre come idea se riusciamo tra i 20 e i 26 km. Secondo me è proprio un buon compromesso per abituare le gambe comunque ai prossimi lunghissimi, veri lunghissimi. E quale dovrebbe essere l'incremento di chilometri da una settimana all'altra? Se facciamo un 20 km, la settimana dopo ripropongo un 20 km, ma un attimino più forte. La settimana dopo invece passo a farne magari 23-24. Quindi l'incremento è di 4 km ogni 2 settimane. La prima settimana lo facciamo lento, quindi senza porci troppi ritmi in testa, e la seconda settimana invece
teniamo gli stessi chilometri, ma cercando di aumentare i ritmi. Facciamo un esempio, se dovesse esserci per esempio una persona del canale che corre la maratona in 3 ore e 30, quindi 5 al chilometro, come suggerisci di realizzare il ritmo dell'allenamento? Allora, il primo lungo da 20 km, quindi poniamo il fatto da 20 km, lo facciamo al ritmo che vogliamo, potrebbe uscire verosimilmente 5:20-5:30. La settimana dopo cerchiamo di farlo 10 secondi più forte, sempre da 20 km. Poi ovvio, sta sempre lì, se abbiamo avuto delle sensazioni pessime sul primo lunghissimo, il secondo, è inutile che lo facciamo più forte, rischiamo di arrivare ancora più stanchi, più rotti. E come facciamo a sapere se alla fine dell'allenamento l'abbiamo svolto in maniera corretta? A dire il vero, lo scopriamo anche durante l'allenamento. Gli ultimi chilometri, se abbiamo male alle ginocchia, se abbiamo male ai muscoli, vuol dire che comunque non siamo ancora prontissimi per fare i lunghi. Quindi rilavorerei in settimana, magari allungando un attimino di più i lenti e mettendoci sempre gli allenamenti di ripetuti in salita e cronoscalati. E quindi secondo te quale dovrebbe essere la distanza massima che un amatore può svolgere in questo periodo, sapendo che comunque magari la maratona che vuol fare, Firenze per esempio, se ci sarà, sarà solo a fine novembre? E diciamo che lì va sempre alla vostra esperienza, dipende sempre da caso a caso, persone leggere che sono state abituate a fare sempre tanti chilometri non hanno particolari problemi a farne anche 26-28, ovviamente in progressione non è che il primo è da 26-28, chi fa fatica e chi ha sempre sofferto i lunghi io direi di stare per le prime volte sui 20-22. E invece a livello di riscaldamento sappiamo se che lungo potrebbe essere, ipotizziamo di 28 km, quanto dovrebbe essere il riscaldamento in questo caso? Per me non esiste un riscaldamento vero e proprio per un lungo, cioè diciamo che si parte comunque piano per i primi 2-3 km, poi in quanto è un lungo diciamo che anche la voglia di finire ci porta a farlo sempre in progressione. Quindi fondamentalmente i primi chilometri li facciamo senza guardare i ritmi, proprio blandi blandi e poi andiamo via un attimino in progressione. E invece pianificando la settimana, cosa dici a livello di allenamenti del giorno prima o dei 2 giorni prima? Guarda, gli allenamenti dei giorni prima, se devo fare un lunghissimo lento, non mi pongo problemi. Sono gli allenamenti dopo, quindi quelli del lunedì o del martedì dopo. Lunedì dopo farei davvero pochi chilometri, un rigenerante. Il martedì aspetterei a far ripetute, magari incomincerei il mercoledì, capendo un attimino come ho recuperato. Soprattutto sui primi lunghi avremo sempre i quadricipiti e i polpacci un po' sofferenti, quindi bisognerebbe stare attenti dopo a tirare le ripetute del mercoledì, diciamo. E che consigli daresti a un podista alle prime armi che, per esempio, corre 30-40 km a settimana? Che lungo praticamente diventa i chilometri che fai in settimana, quindi diventa davvero tosto. Quindi prendetevela con calma, per voi non è necessario superare i 20, quindi anche le prime volte 16-18 vanno benissimo. Sicuramente sarebbe opportuno magari di allungare di 5-10 minuti gli allenamenti di settimana. E quanto dovrebbe essere la durata massima di un lungo, per esempio, per chi corre a 6 al chilometro? Ci hanno detto non parlate di ritmi a 4 al chilometro, ma 6 è più corretto per chi ci sta seguendo. Allora, il problema è che quando andiamo a fare le maratone, anche per chi corre a 5-6 km, sono 42 km, quindi se dovessi parlare di un lungo di maratona, in preparazione maratona, direi di fare anche almeno un allenamento dove stiamo sulle gambe il tempo che impieghiamo in maratona. Quindi se facciamo 3 ore e mezza, un lunghissimo da 3 ore e mezza in preparazione maratona, bisogna farlo. In questo periodo, se riuscite a tenere i 100 minuti, 110, 120, va benissimo. Quindi 2 orette sono più che sufficienti. Ultima cosa, supponiamo che il lungo appunto sia di 28 km, quali dovrebbero essere gli altri 2 allenamenti della settimana?
Dipende, se siamo già arrivati a fare un 28, vuol dire che ne abbiamo fatti almeno un 20 o un 24 prima, perché spararsi un 28 così è davvero ostico. In settimana, ti ripeto, secondo me io terrei un allenamento di ripetute un pochino più lunghe al martedì, mercoledì, al venerdì un lavoro al medio o magari un progressivo se ho proprio paura, se il lungo è una chimera, terrei un allenamento al progressivo il venerdì per dire. E poi bisogna sempre vedere un attimino perché comunque adesso incomincia a far caldo, ripetute lunghe e medie diventano un po' ostici in questo periodo, vuol dire che andate a sovraccaricare ancora di più il corpo e poi il lunghissimo diventa davvero pesante. Sì, parlaci un secondo del caldo, come lo combatti? Adesso il grosso problema è che tutte le fontanelle sono chiuse, quindi anche quando si va a fare il lunghissimo dovete stare attenti all'idratazione. Io direi di bere ogni mezz'oretta circa e quindi gestitevela nella maniera migliore possibile. Quindi portatevi una borraccia, fate un giro da 5-6 km e ogni volta vi fermate a bere, se no diventa davvero pericoloso anche. Va bene, quando ritornerai a Tokyo? Io no, a Tokyo non ci sono andato e mi sarebbe piaciuto fare la maratona. È stata per di più l'ultima maratona, l'ultima major che hanno fatto e speriamo di farla prima o poi. Va bene, grazie Andrea, ciao, a Ciao, presto. ciao, ciao.